io vorrei lasciare la parola magari brevemente a te, Marco, per raccontare dove è Parole, che quando assaggeremo rendiamo conto, diciamo, di cosa stiamo assaggiando della tua vita, se ci puoi dire due parole. Come dicevano Aurora e loro, siamo nella zona più marina, siamo affacciati all'Adriatico, sul golfo di Trieste. Ci sono nostre differenze perché nella Sierra Rossa qui, come dicevano, nel suo punto è stato tutto. La nostra azienda è lì, a differenza di loro, che sono qua sull'altipiano, noi siamo lì, siamo a 30-40 metri sul livello del mare, loro mediamente sarebbero in 200, anche 300, esatto. E perciò queste cose si sentono. E basta, la nostra vita è una vita scafresca, è anche abbastanza giovane, perché abbiamo in degustazione le più vecchie, oggi pomeriggio, una vita sta 2009, acciaio, molto così, minerale, ancora acido. Grazie, Marco. E Noris? Noris, raccontaci gli accoltoli. Buongiorno a tutti, adesso conoscerete la vita, che io sono rappresentante di un'azienda piccola, perché qui oltre ai nomi più noti siamo in tanti che stiamo crescendo e stiamo iniziando a promuovere anche i nostri vini. Noi siamo in delle zone più interne, siamo a Tosa, comune di Tonico, siamo in una zona un po' più elevata rispetto a loro e abbiamo dei vini un po' diversi, e abbiamo delle escursioni termiche forse maggiori, delle temperature un po' più basse. E ora assaggerete, anche da noi soprattutto prevale la mineralità tipica dei nostri terreni e l'acidità tipica di tutti i vini un po' che crescono più in tasso. Vinifichiamo in maniera molto tradizionale e niente, andate ad assaggiare il vino che parlerò da solo. Noi abbiamo il 2009 in assaggio. Abbiamo il 2008. 2008? No, scusa, 2009, sì. Ok, bene. Quindi passerò la parola a Edi, perché il 2003, il 2004, insomma, non è una scelta precisa che è fatto per noi. Nel 2004 è stato lavorato logicamente in maniera, diciamo, di una giovanissima selezione di grappoli in vigna, per cui diciamo ho introdotto un po' un modo di lavorare ancora più scrupoloso. Un po' i grappoli che vedete qua vanno un po' senti. Qua Paolo è rimasto ancora alla tradizione vecchia della quantità, scusatemi, lo sono messo, ma siccome lui beve con grande piacere e non vuole, come si dice, lo mette in vendita, ecco, per cui un po' questo, diciamo, la Vitusca ci dà questo sprazzo di visione tecnico abbastanza ampio, un po' la tradizione della quantità che veramente abbiamo sopravvissuto. Poi l'estremo di quello che ho fatto io nel 2004, andare proprio a sedere nel grappolo, che vi volevo dire, se l'ho messo il passaggio tecnico. Grazie mille, Edi. E vediamo anche Goran lì dietro, che è ormai una parte integrante dell'azienda Tante, quindi magari vieni anche qui tu, Goran, che, insomma, in giro per il mondo giri anche tu molto, quindi il tuo viso ormai è... Bene. E chiudiamo, e poi finalmente assaggiamo queste vitosche, con una chicca che solo chi è venuto qui oggi può godere, ed è il Sucus, che produce Matthijs Schörl. È una vinificazione decisamente particolare di vitosca, all'annata 2003. Matthijs. Ma diciamo che il Sucus è stata una prova, che poi ho visto che è riuscita anche bene, e nella ricerca di un legame diretto tra vigneto e bottiglia. Quindi questo vino è stato a contatto con le bucce per 2 anni, in una barrique. Ho fatto solo la prova di una barrique e poi alla fine dei 2 anni è stata semplicemente girata e quello che ne è uscito l'abbiamo messo direttamente in bottiglia. Voglio aggiungere... contatto delle bucce, giusto? Sì, per 2 anni, e senza aggiunta di solfiti, senza aggiunta di lieviti, né qualunque cosa. E non sono andato alla ricerca di un vino al centro. Thank you.
povero la chitarra non cambia signore. Un'armonia tra le spazio. Anche la